Nella 23esima giornata del campionato Juniores Elite, l'Atletico 2000 di Daniele Boncori offre l'ennesima prestazione generosa, ma deve concedere un punto all'Accademia Calcio Roma. Al Massimiliano Catena la gara si chiude infatti sull'1-1 con i ragazzi di Mister Ronconi, che possono così consolidare il terzo posto in classifica, in virtù della sconfitta che il Tor di Quinta ha rimediato contro la Vigor per Conti capolista. Da entrambi i lati i primi 20 minuti di gioco vengono disputati su buoni ritmi. Entrambe le squadre stanno molto attente in fase difensiva ma faticano ad arrivare in zona tiro. Siamo al 24esimo minuto di gioco quando l'Atletico 2000 prova ad aprire le ostilità. Sugli sviluppi di una punizione il pallone arriva nei pressi di Corsetti, che però a tu per tu con Peri non riesce a deviarlo in rete e si fa anticipare dall'estremo difensore avversario. Il gol del vantaggio giunge 4 minuti più tardi. Siamo infatti al 29esimo quando Frasca batte una punizione al centro per lo stacco di testa di Marconato, che di testa mette in rete il pallone dell'1-0. Per il giocatore classe 94 si tratta del modo migliore di chiudere la propria avventura con la maglia dell'Atletico 2000. Due minuti dopo finalmente prova a farsi vedere in avanti l'Accademia Calcio Roma e lo fa con una bella conclusione dalla distanza da parte di Alaimo, che termina però alta sopra la traversa. Al finire della prima frazione abbiamo ancora un'occasione per l'Atletico 2000, questa volta in contropiede. De Nigris effettua il passaggio per Di Girolamo, che gli restituisce il pallone, ma il suo passaggio è troppo lungo e finisce preda di Peri. Nella ripresa il copione non cambia, siamo al 14esimo quando Pimpinelli prende palla ed avanza per vie centrali. Mette palla in area per l'intervento di Capitan Frasca, che però scivola sul pallone e non riesce a deviarlo in rete, vanificando l'azione del possibile 2-0. Neanche due minuti dopo è il bomber di Girolamo a provare la conclusione, ma il suo tiro trova solamente l'esterno della rete della porta difesa da Peri. Alla mezz'ora ancora tanta sfortuna per i padroni di casa, con De Nigris che da buonissima posizione non riesce a dare la giusta traiettoria al pallone, che finisce tra le braccia di Peri. Siamo al 36esimo minuto di gioco nel corso della ripresa quando l'Accademia Calcio Roma riesce alla fine a pareggiare i conti. Il gol giunge sugli sviluppi di un calcio d'angolo, quando una conclusione di Baldaccio attraversa tutta l'area e termina in fondo al sacco, permettendo alla squadra di Mister Ronconi di cogliere quello che è il sesto risultato utile consecutivo e di mantenere saldamente le mani sul terzo posto in classifica.